SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Visita alla Fiera Cosmo Prof di Bologna del leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio. Non confondiamo la presidenza delle Camere con la formazione del nuovo governo, ha detto dopo il successo del 4 marzo, ribadendo alcuni punti cardine del programma pentastellato, tra cui l'abolizione dei vitalizi. Si dicono innocenti i tre agenti della Polizia Municipale di Rimini finiti ai domiciliari per peculato, abuso d'ufficio e altri capi di imputazione. 8 sono gli indagati in tutto. Oltre agli spacciatori, però, contro di loro ci sarebbero anche alcune dichiarazioni raccolte tra i colleghi. Metalli pesanti nelle unghie dei bambini. Il dato è emerso da una ricerca portata avanti a Forlì che rivelerebbe come i piccoli che vivono nella zona più vicina all'inceneritore siano sottoposti a un inquinamento maggiore del 60% rispetto ad altre aree della città. Il 22 marzo verrà ufficialmente attivato a Forlì il sistema Mercurio che prevede varchi di controllo elettronico degli accessi alla zona traffico limitato nella città. Le multe scatteranno dall'8 maggio. 500 artisti provenienti da tutto il mondo presentano alla Fiera di Forlì le loro opere per la rassegna Vernice Art Fair. Pittura, fotografia e scultura sono protagoniste della mostra giunta alla 16ª edizione. Calcio, il Cesena crolla al 95esimo nell'anticipo del campionato di Serie B. Bianconeri che non riescono a capitalizzare l'illusorio vantaggio firmato dalla Ribi e vedono così farsi sempre più pericolante la propria situazione in classifica. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Elisabetta Zandoli. Buonasera e ben ritrovati a questa edizione serale del nostro telegiornale. Apriamo con la politica. Il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio questa mattina è stato in visita alla Cosmo Prof, la fiera dedicata alla bellezza a Bologna. Non confondiamo la presidenza delle Camere con la formazione del nuovo governo, ha detto il pentastellato. Nessuna domanda accettata, solo due dichiarazioni preparate per mandare messaggi precisi. Luigi Di Maio, leader 5 Stelle in visita al Cosmoprof, ospitato dalla Fiera di Bologna, con tutti gli occhi addosso, a partire da quelli dell'Europa, dopo le parole del presidente francese Macron e di quella tedesca Angela Merkel, che hanno parlato di scossone dall'Italia dopo il voto del 4 marzo, invia intanto un avviso ai naviganti di natura politica. Non confondere la partita delle presidenze delle Camere con la formazione del nuovo governo. In questi giorni in Parlamento siamo impegnati su un importante dialogo con tutte le forze politiche per assicurare alle due Camere dei presidenti all'altezza di questo ruolo, ma voglio dire anche chiaramente che quelle che saranno le intese sulle presidenze delle Camere non riguardano assolutamente le intese sul futuro governo del Paese. Quello che ci interessa è dare persone di garanzia alla presidenza delle due Camere, dei due rami del Parlamento, ma soprattutto abolire un privilegio odioso come quello dei vitalizi, che sicuramente è uno di quei temi che ci ha restituito il voto del 4 marzo, dove il Movimento 5 Stelle ha raggiunto il 32,5%, ma sono sicuro che già in questi giorni tanti altri italiani si stiano avvicinando a noi. A colloquio con i vertici della fiera, a partire dal presidente Giampiero Calzolari, Di Maio si è informato sulle eccellenze del Cosmoprof e non si è sottratto a nessuno dei tanti selfie richiesti. Non a caso, l'altro messaggio, in tempi ancora di incertezza, è rivolto all'elettorato. Per sostenere una delle eccellenze a livello mondiale che abbiamo, un punto di riferimento come Cosmoprof, ma anche per stare vicino al popolo delle partite IVA, al popolo dei coloro che sono piccoli imprenditori italiani ma che rappresentano eccellenze nel mondo, e la mia presenza qui sta a ricordare a tutto il mondo quanto è grande l'Italia e quanto deve essere rispettata nel mondo questa nazione, perché è un punto di riferimento per tanti settori.
Un intervento eccezionale tempestivo è riuscito a salvare la vita madre e figlia all'ospedale Bufalini di Cesena qualche mese fa. La paziente incinta era incosciente e in imminente pericolo di vita a causa di un'emorragia cerebrale causata da un aneurisma e si è deciso di far nascere la piccola nella sala operatoria di neurochirurgia con un taglio cesareo d'urgenza. Un parto eccezionale avvenuto all'ottavo mese di gravidanza grazie all'intervento simultaneo e tempestivo dei neurochirurghi, delle equipe di ostetricia e ginecologia, degli anestesisti e dei neuroradiologi. Effettuato il parto, l'equipe della neurochirurgia, diretta dal dottor Luigino Tosatto, ha sottoposto la giovane mamma ad un delicato intervento chirurgico di asportazione dell'aneurisma cerebrale. Oggi mamma e figlia stanno bene. Altro tono per altre notizie, parliamo della cronaca, si dicono innocenti i tre agenti della Polizia Municipale di Rimini finiti ai domiciliari per peculato, abuso d'ufficio e vari altri capi di imputazione. 8 sono in totale gli indagati, oltre agli spacciatori però contro di loro ci sarebbero anche alcune dichiarazioni raccolte tra i colleghi. Sono accuse da prendere con le pinze quelle raccolte dagli inquirenti durante gli interrogatori a coloro che furono arrestati per possesso di sostanze stupefacenti dall'ex nucleo ambientale della Polizia Municipale di Rimini. C'è il rischio concreto che per desiderio di vendetta nei confronti di chi mise loro le manette, questi rincarino la dose nelle loro denunce. Tra di loro c'è chi afferma di essere stato spogliato del tutto su strada. C'è poi la fidanzata di un pusher che avrebbe detto di essersi sentita dire «se non te ne vai dall'Italia ti faccio portare via il bambino» e altre minacce. Ma i capi di accusa formulati dal GIP Sonia Pasini nei confronti degli 8 vigili che avrebbero sottratto denari agli spacciatori senza metterli agli atti non si fonderebbero solo su queste testimonianze. Un loro collega, nel momento di stilare il verbale di un'operazione antispaccio, si sarebbe reso conto che sulla sua scrivania non c'erano tutte le banconote che aveva contato nella stanza del pusher. Secondo le indagini, si tratterebbe di tanti piccoli ammanchi di decine o al massimo qualche centinaio di euro per volta. Anche alcuni palinari del lungomare sarebbero stati perquisiti alla stessa maniera. Il gruzzoletto più cospicuo, quei 2.700 euro che sarebbero stati raccolti e non dichiarati dopo la perquisizione della dimora di uno spacciatore. Nel cesto dei rifiuti del comando sarebbero inoltre stati trovati documenti stracciati che avrebbero fatto riferimento all'operazione Kebab e con indicazioni sulla loro distruzione. Per ora sono 3 gli agenti finiti ai domiciliari. Per il legale, gli assistiti sono sicuri di poter dimostrare la propria innocenza e affermano di aver svolto bene il proprio lavoro. Gli interrogatori di garanzia avranno luogo mercoledì di fronte al giudice. Altre notizie di cronaca dal nostro portale tr24.it. Si è presentata all'ospedale di Forlì con forti traumi alla testa causati, a suo dire, da una caduta. Ma gli infermieri del Morgagni Pierantoni non hanno impiegato molto per capire che c'era qualcosa che non andava. La donna, infatti una polacca di 48 anni, era stata presa a martellate dal marito mentre dormiva. I fatti sono accaduti pochi giorni fa, intorno alle 4 di notte, quando l'uomo polacco, 48 anni, ha aggredito la moglie nel sonno, colpendola più volte la testa con un martello. Ad assistere alla vicenda c'era anche il figlio di 12 anni della coppia che dormiva in camera con la madre. La donna è stata accompagnata all'ospedale da un'amica e le è stato diagnosticato un trauma cranico guaribile con 15 giorni di prognosi. Per l'uomo invece è scattato l'arresto per tentato omicidio, omissione di soccorso e maltrattamenti in famiglia. E ancora dal portale web con le notizie sempre aggiornate, da Rimini una volante della Polizia di Stato è intervenuta nella zona adiacente il casello autostradale di Rimini Sud perché un quarantenne, nonostante il divieto di avvicinamento nei confronti dell'ex convivente, si sarebbe recato nel parcheggio del condominio in cui abita quest'ultima e l'avrebbe danneggiato l'auto. A seguito di un rapido accertamento è inoltre emerso che l'uomo aveva anche aggredito il titolare di un bar della zona sferrandogli un pugno. Al termine della ricostruzione della vicenda, gli agenti hanno richiesto e ottenuto l'emissione dell'obbligo di dimora del quarantenne presso la propria abitazione e il divieto di allontanamento durante le ore notturne. L'area vicino agli inceneritori è più inquinata, lo affermano i dati di una ricerca effettuata sulle unghie dei bambini di Forlì. Difendiamo l'ambiente con le unghie. È il tema di un'indagine di biomonitoraggio effettuata a Forlì per verificare la presenza di 23 metalli pesanti eventualmente presenti nelle unghie di bambini tra i 6 e i 9 anni.
Nell'aprile del 2017 sono stati raccolti campioni di unghie dei bimbi che sono stati poi analizzati da un laboratorio torinese specializzato in questo tipo di ricerche. Il dato che è emerso rivela che le unghie dei piccoli che vivono nella zona di Forlì più vicina all'inceneritore sono sottoposte a un inquinamento da metalli pesanti maggiore del 60% rispetto ai bambini che vivono in altre aree della città. I dati non sono sufficienti per poter stabilire con certezza una relazione tra la vicinanza agli impianti e la concentrazione di metalli. Nei 221 campioni di unghie raccolte sono presenti però dei metalli fisiologicamente presenti e necessari, in modeste quantità, nel nostro organismo, come ferro, rame, manganese, zinco, cromo e selenio. Diverso il discorso invece per elementi come cadmio, alluminio, bario, nickel, mercurio e piombo, ritrovati in percentuali variabili tra l'80% e il 9%, e si tratta di metalli potenzialmente pericolosi per la salute. Altri elementi pericolosi sono stati trovati in minime dosi, ma la motivazione in questi casi potrebbe essere riconducibile ad abitudini familiari, come ad esempio i genitori fumatori. Dopo le intense nevicate e le piogge, molti territori stanno subendo frane e smottamenti. Non è stato diverso nel Forlivese. Creare un tavolo della governance e un piano di manutenzione comune. Queste le soluzioni che avanza il sindaco di Predappio e geologo Giorgio Frassinetti. Tutti gli anni a marzo, perché i fenomeni franosi si concentrano, abbiamo visto, a marzo e novembre, che sono aumentate in numero e anche in magnitudo, vuol dire che c'è una carenza di attenzione al territorio e una mancanza di un progetto legato alla manutenzione costante, continua delle infrastrutture legate appunto al rapporto con il territorio. Cosa fare? Non si può sempre pensare all'emergenza, è arrivato il momento di mettersi attorno a un tavolo tutte le istituzioni che si occupano di questo problema, di fare un piano della manutenzione, ma serio, e poi trovare le risorse per intervenire. Anche nel suo territorio il fenomeno si presenta sistematicamente con conseguenze importanti. Nell'immediato, è chiaro, bisogna cercare di portare subito, ripristinare la viabilità, cercare di eliminare i luoghi di pericolo, però dobbiamo assolutamente fare e trovare un momento di programmazione. Programmazione vuol dire copertura finanziaria, bisogna fare una grande opera di rinnovamento culturale, perché il cambiamento climatico è in atto. E poi sappiamo tutti, fino a 30 anni fa c'era un cantoniere per ogni strada, negli ultimi 40 anni c'è stato un abbandono in Emilia Romagna del 40% dei terreni agricoli in collina. Questo ci deve fare riflettere sui fenomeni che stiamo vivendo. Anche a Forlì saranno attivati varchi di controllo e ZTL. Vediamo con quali modalità nel nostro servizio. Il 22 marzo verrà ufficialmente attivato il sistema Mercurio, ossia il sistema di controllo elettronico degli accessi alla zona traffico limitato. Questo nuovo sistema di videosorveglianza e videocontrollo degli accessi in centro storico, ma per i primi 45 giorni sarà in vigore il cosiddetto periodo di cortesia, ovvero sia non sarà a regime sanzionatorio. Le multe scatteranno quindi dall'8 maggio. Fino ad allora i trasgressori riceveranno a casa una lettera di cortesia che li informerà dell'avvenuta violazione. Ci tengo a precisare che questo sistema di fatto ha tre grandi direttrici, tre grandi significati. Il primo ovviamente nasce nel contesto del controllo del traffico di accessi in centro storico, ma gli altri due plus sono la sicurezza e la legalità, ovvero sia l'estensione della ZTL rimane attuale, è invariata, con le stesse regole. La cosa che cambia in maniera radicale è che è presidiata la legalità, cioè chi accede senza averne titolo verrà sanzionato in maniera inderogabile. H24 questo sistema vigilerà in maniera elettronica. Ad oggi invece chi dovesse accedere in centro storico e non ne ha titolo, in qualche modo, se non incontra una pattuglia della nostra Polizia Municipale ad esempio, non incorre nessuna sanzione. Per avere informazioni dettagliate su come opererà il sistema basta consultare il sito mercurio.comune.forli.fc.it. Notizie di stampo economico. A margine di un incontro dedicato a ricerca e innovazione, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha ribadito gli sforzi per sostenere l'economia dell'Emilia-Romagna. Sostegno all'internazionalizzazione delle piccole e grandi imprese dell'Emilia-Romagna attraverso aiuti all'esportazione all'estero e investimenti nelle infrastrutture digitali per cablare tutti i distretti produttivi e tutte le scuole.
Ospite di CNA Ravenna, il presidente della regione Stefano Bonaccini ha esortato le aziende a puntare sui mercati esteri, in grado di garantire nell'ultimo anno per il nostro territorio 57 miliardi di euro, confermando gli investimenti promessi dalla propria giunta. Da un lato, per coloro che possono farcela a esportare, risorse sono 10 milioni all'anno sull'internazionalizzazione, e d'altra parte le imprese complessive dell'Emilia Romagna che esportano sono ancora troppo poche rispetto, a mio avviso, al loro potenziale. Parlo in termini di numeri, di quantità. Noi entro il 2020-2021 saremo la prima regione italiana che porterà la digitalizzazione, cioè la banda ultralarga e la fibra ottica, in tutto il suo territorio regionale, a 30 mega nel 100% del territorio, a 100 mega già in tre quarti di esso, la fibra ottica in 160 distretti produttivi, e questo credo sarà un vantaggio competitivo. Ci mettiamo 255 milioni di euro, perché oggi se non sei collegato e connesso col mondo rischi che anche le belle cose che hai da offrire, una parte consistente di un mercato potenziale, non le riesca a vedere. Spazio all'arte si sta tenendo in questi giorni a Forlì la 16ª edizione di Vernice Art Fair, pittura, fotografie e sculture in una mostra che si apre sempre più all'arte internazionale. 500 artisti provenienti da tutto il mondo che presentano e mettono in mostra le loro opere alla Fiera di Forlì. Questa è Vernice Art Fair, la mostra in programma da venerdì 16 a domenica 18 marzo, giunta quest'anno alla sua 16ª edizione. Una rassegna che ha come obiettivo quello di creare un dialogo diretto tra artisti e pubblico e che guarda l'arte a 360 gradi. Troviamo un'arte accessibile, vari tipi di arte, pittura, scultura e fotografia, partecipano sia artisti pienamente affermati sia giovani emergenti in cerca di conferma. È una mostra mercato, quindi il pubblico può venire qui ed acquistare opere. Ma oltre ad essere una mostra mercato, si tratta di un grandissimo contenitore di eventi collaterali e culturali. Ogni anno noi dedichiamo un tributo a un artista particolarmente importante o rappresentativo. Quest'anno è il caso dell'artista Buell, in esposizione alcune sue opere d'arte e alcuni scatti fotografici che l'amico Graziano Bartolini ha fatto ritraendolo nello studio parigino mentre è all'opera. Un punto di collegamento quindi tra il pubblico e l'artista. Il pubblico può parlare direttamente con l'artista, farsi spiegare direttamente le opere. Certamente l'artista può spiegare al pubblico da dove nascono le sue idee, le sue fonti di ispirazione, il proprio percorso artistico, ed è anche un confronto per gli artisti affermati per capire se magari una nuova linea, una nuova tendenza di pittura incontra il favore del pubblico. Ancora notizie con le nostre brevi. Ravenna. La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 42enne padovano residente in Romagna per resistenza pubblico ufficiale. Nella serata di sabato, infatti, l'uomo, dopo aver arrecato disturbo in un caffè del centro, ha alternato momenti di calma ed aggressività nei confronti degli agenti, costringendoli a condurlo in questura. Bologna. Il ministro del lavoro Giuliano Poletti, che non ha partecipato alla campagna elettorale, ha risposto a chi gli chiedeva del suo futuro, affermando di avere una grande passione per tutte le vicende che riguardano la dimensione sociale, il volontariato, l'associazionismo e la cooperazione. Riccione. Una nota farmacista del pesarese è stata violentemente tamponata nei pressi del casello autostradale di Riccione da un veicolo che si è poi dileguato, imboccando la 14 in direzione sud. Nel giro di pochi giorni la polizia stradale ha identificato il fuggitivo, un 49enne originario delle Marche. Bologna. La protezione civile ha diramato l'allerta meteo dalla mezzanotte di oggi a quella di domani, a causa di temporali su tutto il territorio dell'Emilia Romagna e per lo stato del mare sulla costa romagnola e del ferrarese. È il momento dello sport, sentiamo le ultime news. Bentrovati su TR24 Sport. Termina nel modo più amaro l'anticipo della 31ª giornata del campionato di Serie B per il Cesena. I bianconeri sono infatti usciti sconfitti per 2-1 dallo Zaccheria di Foggia, trafitti dalla rete di Mazzeo, a tempo ormai scaduto. Vediamo.
Perdere così fa veramente male, perché il Cesena a quel pareggio doveva fare di tutto per tenerselo stretto e invece ha incassato a Foggia la più sanguinosa delle sconfitte. Bianconeri che subiscono l'onda d'urto dei Satanelli nella prima frazione. Perticone prima e Laribi poi sono quasi miracolosi per respingere sulla linea di porta. La doppia battuta a botta sicura di Duhamel e Agnelli. Il gol è nell'aria, ma lo trova il Cesena. È il 43esimo, dal Monte fugge in contropiede. Assist per Laribi che la mette sul secondo palo, freddando un immobile Guarna. Una rete che potrebbe fiaccare il morale del Foggia, ma il Cesena commette il peccato capitale di rianimare i propri avversari, già in apertura di ripresa. Kragl pennella al centro ed innesca la capocciata di un liberissimo Agnelli. Palla che sbatte sulla traversa e poi rimbalza sulla schiena di Fulignati per l'uno pari. Il Cesena non ci sta. Laribi ci prova ancora dalla distanza, alto sulla traversa. Chiricò fa invece il diavolo a 4 sull'assist di Kupisch. Palla che rotola ancora Laribi, che va giù nel contrasto con lo Iacono. Tutto regolare per Marini, ma rimane più di un dubbio. Al 95esimo però, ecco puntuale la beffa. Il campanile alzato di testa da Agnelli, che trova la sponda di Tonucci. L'uscita di Fulignati è incerta e Mazzeo ne approfitta, segnando nella porta ormai incustodita. È la rete del 2-1 e per il Cesena la via verso la salvezza si fa sempre più impervia. Tanta rabbia e tanta delusione per Fabrizio Castori nella post partita. Una 2-1 che pesa come un macigno per la corsa verso la salvezza, condizionato però da qualche decisione arbitrale sfavorevole. Sentiamo. Non accetto il risultato del campo, al di là del fatto che arriva all'ultimo secondo, perché come dice lei le partite si possono vincere belle all'ultimo minuto. Non accetto per come è stata, diciamo, un po' così, come si è svolta la partita nel suo, in tanti altri aspetti, insomma, fermo restando le nostre colpe, ci mancherebbe altro, le nostre disattenzioni, però siamo stati puniti oltre ai nostri demeriti, ci sono stati episodi gravissimi che non sono stati rilevati e che questi hanno pesato sul risultato finale, perché se li vogliamo vedere ci sono e tutti. Quindi sono molto amareggiato, ci stiamo giocando una salvezza noi, e poi le partite come queste che possono ben far pendere l'ago della bilancia da una parte o dall'altra, gli episodi che non dipendono da noi sono fondamentali. Noi ci potrebbero stare delle valutazioni che comunque hanno pesato sul risultato, però siamo l'unica squadra nelle tre serie professionistiche che non ha preso un calcio di rigore e siamo una squadra che bene o male siamo il quarto miglior attacco del campionato quando ci sono io, quindi non è che non andiamo mai in area di rigore. Forse oggi siamo andati meno rispetto al Foggia, questo è vero, però ciò non vuol dire che ci si va anche in maniera incisiva e pericolosa. E allora quando le cose si ripetono uno dice qualcosa non mi quadra. Cambiamo argomento, parliamo adesso di basket. La 25esima giornata di Serie A2 prevede la trasferta dell'Unieuro Forlì a Udine. Gara difficile, ma l'obiettivo sono i due punti per raggiungere il traguardo della salvezza aritmetica. Ex di turno sarà Riccardo Castelli. Sentiamolo nel servizio. Personalmente per me è sicuramente un piacere ritrovare tante facce amiche. Alla fine della stagione e mezzo che ho passato lì sono rimasti meno male Pinton, Ferrari e Nobile, e mentre invece lo staff è rimasto tutto invariato, quindi ritrovo tanti amici meno male, è sempre un piacere, anche con la società mi ero bene o male lasciato bene, con il pubblico c'era un feeling, diciamo un buon feeling, e sarà un piacere. Per quanto riguarda la squadra, saranno due punti difficili. Loro adesso sono terzi, ma è anche loro, per loro sarà una partita importante, perché lassù la classifica è corta. Di conseguenza anche per loro qualche passo falso potrebbe anche significare un'uscita dai playoff. Di conseguenza sarà una partita molto difficile. Noi dobbiamo andare sulla salvezza matematica, dobbiamo guadagnarci questo, che potrebbe già scattare domenica senza passare play out. Se noi vincessimo e Bergamo perdesse, andremo a più 12 e la cosa sarebbe chiusa. È tutto per quanto riguarda questa edizione. Linea che può tornare dunque a Elisabetta Zandoli. Arrivederci.
Grazie ad Andrea Zanzi per le news sportive, ora tocca le previsioni del tempo. Buonasera a tutti i telespettatori di TR24 e Teleromagna da Andrea Raggini. Un nuovo peggioramento del tempo interessato nella giornata di oggi la nostra regione. Anche la giornata di domenica vedrà una nuova perturbazione, ma nella seconda parte della giornata. Infatti al primo mattino avremo la possibilità di risvegliarci con qualche timida schiarita sulla pianura centro-orientale e soprattutto sulla nostra riviera. Seguite queste schiarite però da annullamenti sempre più consistenti. Infatti un nuovo peggioramento giungerà dapprima in Appennino, con quota neve che scenderà anche sotto i 1200 metri di quota, mentre nel pomeriggio i cieli saranno grigi quasi ovunque, con precipitazioni che saranno diffuse soprattutto a ridosso del nostro Appennino, con quota neve generalmente compresa tra 1000 e 1200 metri. Per quanto riguarda la ventilazione, aumenterà da sud soprattutto sull'Appennino, il mare diventerà poco mosso, mosso soprattutto a largo, temperature massime in calo e comprese generalmente tra 9 e più 13 gradi. Per quanto riguarda poi il freddo, in arrivo la prossima settimana è confermato, andremo incontro a un periodo decisamente più freddo rispetto agli ultimi giorni, calo della neve fino a quote collinari, ma al momento non si prevedono nevicate in pianura. Per ora è tutto, buona serata da Andrea Raggini. E prima dei saluti un breve riepilogo delle principali notizie. Visita alla Fiera Cosmo Prof di Bologna del leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio. Non confondiamo la presidenza delle Camere con la formazione del nuovo governo, ha detto dopo il successo del 4 marzo, ribadendo alcuni punti cardine del programma pentastellato, tra cui l'abolizione dei vitalizi. Si dicono innocenti i tre agenti della Polizia Municipale di Rimini finiti ai domiciliari per peculato, abuso d'ufficio e altri capi di imputazione. 8 sono gli indagati in tutto. Oltre agli spacciatori, però, contro di loro ci sarebbero anche alcune dichiarazioni raccolte tra i colleghi. Metalli pesanti nelle unghie dei bambini. Il dato è emerso da una ricerca portata avanti a Forlì che rivelerebbe come i piccoli che vivono nella zona più vicina all'inceneritore siano sottoposti a un inquinamento maggiore del 60% rispetto ad altre aree della città. Il 22 marzo verrà ufficialmente attivato a Forlì il sistema Mercurio che prevede varchi di controllo elettronico degli accessi alla zona traffico limitato nella città. Le multe scatteranno dall'8 maggio. 500 artisti provenienti da tutto il mondo presentano alla Fiera di Forlì le loro opere per la rassegna Vernice Art Fair. Pittura, fotografia e scultura sono protagoniste della mostra giunta alla 16ª edizione. Calcio, il Cesena crolla al 95esimo nell'anticipo del campionato di Serie B. Bianconeri che non riescono a capitalizzare l'illusorio vantaggio firmato dalla Ribi e vedono così farsi sempre più pericolante la propria situazione in classifica. È davvero tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo come sempre che sul nostro portale web tr24.it trovate tutte le news aggiornate. Io vi ringrazio per l'attenzione. Buona serata. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. SIC, società italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina.